questo attrezzo multifunzione LEA può veramente servire a molto. Guardate! È un decespugliatore con lama metallica, oppure con testina di nylon, oppure una motosega da potatura, o ancora un tagliasiepi telescopico. Quattro macchine in una sola, ad un prezzo veramente competitivo. Vogliamo mostrarvi quanto sia facile e veloce montare questo attrezzo multifunzione, in modo che possiate utilizzarlo immediatamente. Per prima cosa montiamo l'impugnatura. Premete entrambi i lati con decisione l'uno nell'altro. Non stringere le viti immediatamente. Stringetele leggermente in diagonale sino a bloccarle. Ora montiamo la protezione di sicurezza. Per prima cosa, rimuovete questo piccolo bullone usando una chiave appropriata. Rimettete in posizione la protezione di sicurezza e avvitate di nuovo il bullone usando le dita. Non stringetelo fino in fondo. Ora potete montare il morsetto superiore. Avvitate senza bloccare queste due viti alla protezione. Prendete la chiave a brugola e avvitate fino in fondo le viti. Non dimenticate di stringere il bulloncino. E stringete! Per poter montare la lama, per prima cosa rimuoviamo il dado, la protezione e il piattello di pressione. Dopo aver fissato la lama di taglio sopra la parte spessa, potete montare la piastrina di pressione ed il coperchio di protezione. Stringete il dado in senso antiorario, invece di quanto siamo normalmente soliti fare in senso orario. Bloccare il perno per mezzo della chiave a brugola inclusa. Stringere a fondo e questo accessorio sarà pronto all'uso. Per montare la testina col filo di nylon, bloccate il perno ruotandolo sino a che la vite entra nel foro. Rimuovete il dado, seguito dal coperchio di protezione, dalla rondella di pressione e dalla lama. Attenzione! Fissate la testina con filo di nylon ruotandola in senso antiorario. Rimuovete la protezione laterale per montare la barra e la catena per completare la sega telescopica. Prestate particolare attenzione al tendicatena. Deve necessariamente scivolare nella barra di guida. Regolate il tendicatena fino alla corretta posizione. Posizionate correttamente la catena sopra il rocchetto di trascinamento. Mettete in posizione la barra di guida e montate di nuovo la protezione laterale. Senza però fissarla fino in fondo. Tendete per prima cosa la catena. Solamente un poco di più. Questa è la corretta tensione della catena. Che i denti della catena sono rivolti verso il fronte. Ora potete fissare completamente la protezione laterale. Per mantenere la lubrificazione della catena, dovete riempire questo serbatoio con olio specifico per catene. Riempite il serbatoio praticamente fino all'orlo. La sega a catena è ora pronta all'uso. Per montare uno degli accessori, rimuovete il galletto a farfalla. Tirate fuori la spina di sicurezza, spingete l'accessorio,
Ruotate fino a che la spina di sicurezza si posiziona sulla sua sede e riavvitate il galletto a farfalla. La protezione della barra guida è inclusa. Allentate il galletto a farfalla, tirate fuori la spina di sicurezza ed ora possiamo montare il prossimo accessorio. Il tagliasiepi è già preassemblato nell'imballo. Per regolare il tagliasiepi nell'angolazione richiesta da ogni tipo di lavoro, premete le leve e ruotatele. La macchina si accende facilmente. Attenzione! Questo è un motore a due tempi, quindi usate sempre carburante adatto per motori a due tempi, miscela, olio, benzina. Quando avviate un motore a freddo, premete da 5 a 7 volte il bulbo del primer posto sul carburatore. Tirate su la leva del choke e posizionate l'interruttore su ON. Mettete il grilletto acceleratore nella posizione di avviamento, spingendo con il palmo della mano il grilletto di sicurezza. Stringendo l'impugnatura, premete il pulsante e rilasciate l'impugnatura. Poi tirate la funicella di avviamento. Quando udite il motore che tende ad avviarsi, chiudete il choke e rilasciate l'impugnatura brevemente, in modo che l'acceleratore ritorni in posizione neutra. Il multifunzione LEA reagirà immediatamente all'acceleratore. Spingete in avanti l'interruttore e la macchina si spegnerà. In caso di avviamento a caldo, accendete il motore tirando la fune d'avviamento. Non è necessario usare il choke. Potete tagliare rami alti in sicurezza senza l'uso di una scala, basta usare l'asta di prolunga. Rami spessi non costituiscono un problema per questo multifunzione LEA. Il multifunzione LEA è anche un potente decespugliatore. Il motore da 26 cc può essere utilizzato molte volte. Usate la lama di taglio o la testina batti e vai. Il decespugliatore LEA taglierà senza fatica i bordi e le rive del vostro giardino. Persino piccoli arbusti non rappresentano alcun problema per il multifunzione LEA. Quando il filo di nylon consumandosi si accorcia, basta semplicemente battere alcune volte la testina sul terreno e la funzione batti e vai porterà il filo di nylon alla lunghezza necessaria. Potare una siepe alta senza l'uso di una scala è quanto vi permette il tagliasiepi telescopico LEA. Tale accessorio è regolabile in ogni angolazione desiderata, permettendovi di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Neppure la sommità di una siepe molto alta costituisce un problema per il tagliasiepi telescopico LEA. Premete il pulsante di blocco, selezionate l'angolo richiesto e la vostra siepe sarà terminata in un attimo come desiderate. LEA, la scelta migliore per il vostro giardino!